श्री धाम श्रीमतुर धाम खी जय सिन्हा मायपुर धाम की जय श्री जगन्थपुरी धाम की जय गंगाम मयी जमुनमयी की जय तो देवी भक्तिदेव खी जय सांग भक्तवृंदी जय हरीनाम शीर्तन खी जय श्रीमदाम खी जय चाय गोप्रमनंदी अश्वरी शबरी गौरी ग्लोश्वरी शरी गौरी Our ah, glory to the samadhi Devotees. Our glory to Sushi Guru Goranga. This morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 18, entitled The Battle. Lord boh Oggi continuiamo a leggere lo Shimad Bhagavatam, terzo canto, grazie capitolo diciottesimo. Il combattimento tra l'avatara cinghiale e Hranyaksha. Oggi leggiamo il verso 8. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवायुदेवायम् एट् च सगमुदस्त सलिलस्य गोचरे सलिलस्य गोचरे विन्यास्य तस्य अर्हथात् स्व सत्वं विन्यास्य तस्यमुदधात् स्वसत्वम् अभिस्तुतो विश्वसृजा प्रसूने अभिस्तो तो विश्वासी जाय पशूनै अपुरया मनो विभुथाय पशोतेरे अपुरया मनो विभुथाय प्रशतोरे सगम उदस्तस सभीरास्य कोच्छरे सगम उदस्तस शलीरास्य गोचरे वेन्यास्य तस्यं अरधात् स्वसथं विन्यास्य तस्यां मददास्वसत्वम् अभिस्तु विश्वसृजा प्रसूनय अभिस्तुतो विश्वसृजा प्रसूनय

Yamano o yamanonit bhay paschatore oppur yamanovi budai paschatore sagam mudastat salilasya gocare sagam mudastat <laughs> salilasya gocare vinyas yatasyam adad sattvatvam vinyasvam yatasyam tadad svat satyam আস্তুত বিশ্বাসী যা প্রসুনে বিশ্বাসী যা প্রসনে আপু মান বিভুদ পশ্চাৎ রে আপরিয়া মান বিবুধায় পশে

Abhishuto Vishva Sidja Prasai Mana Pudibudai Pashatore Apuryamanovai Pashatore. Translation <coughs> The Lord placed the earth within his sight on the surface of the water. And transferred to her his own energy in the form of the ability to float on the water. While the enemy stood looking on, Brahma, the creator of the universe, extolled the Lord and the other demigods rained flowers on him. Those who are demons cannot understand how the Supreme Personality of Godhead floated the earth on water but to devotees of the lord this is not a very wonderful act not only the earth but many many millions of planets are floating in the air and this floating power is endowed upon them by the lord there is no other possible explanation yeah. the materialists can explain that the planets are floating by the law of gravitation but the law of gravitation works under the control or direction of the supreme lord that is a version of the Bhagavad Gita which confirms by the Lord's statement that behind the material laws of nature, laws or, or, or nature's laws, and behind the growth, maintenance, production, and evolution of all our planetary systems, behind everything is the Lord's direction. The Lord's activities could be appreciated only by the demigods headed by Brahma. And therefore, when they saw the uncommon prowess of the Lord in keeping the earth on the surface of the water, they showered upon him, they showered flowers on him in appreciation of his transcendental activity. End of purpose. Traduzione: Il Signore posò la terra posò la terra alla portata del suo sguardo sulla superficie delle acque e infuse in essa la e infuse in essa la propria energia permettendole così di galleggiare. Mentre il nemico si teneva nelle vicinanze, osservando la scena, Brahma, il creatore dell'universo, glorificò il Signore e gli altri esseri celesti fecero cadere su di lui una pioggia di fiori. Spiegazione da Sheila Prabhupada. Gli esseri demoniaci non possono capire come il Signore Supremo abbia potuto far galleggiare la terra. Ma per i devoti non c'è niente di sorprendente. Dopotutto non solo la Terra, ma milioni di altri pianeti fluttuano nello spazio e questo potere è conferito dal Signore. Non esiste altra spiegazione possibile per questo fenomeno. I materialisti possono sempre spiegare che i pianeti fluttuano nello spazio per effetto della legge di gravitazione, ma questa legge agisce sotto il controllo o sotto la direzione del Signore Supremo. Questo è il verdetto della Bhagavad Gita che conferma, attraverso le parole stesse del Signore, che dietro le leggi materiali o leggi di natura, dietro la crescita, il al mantenimento, la produzione e l'evoluzione di tutti i pianeti planetari, dietro ogni fenomeno si trova la volontà del Signore. Le attività del Signore possono essere apprezzate solo dagli esseri celesti, a capo dei quali sta Brahma. Così quando essi videro l'impresa del Signore che sosteneva la terra sulla superficie dell'acqua,

Krishna Titana Prabhunita Ananda Sri Advaitikradha Shivasari Gorbakavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hari Translation again the Lord placed the earth within his sight on the surface of the water and transferred to her his His own energy in the form of uh, the ability to float on the water. While the enemy stood looking on, Brahma, the Creator of the universe, extolled the Lord, and the other demigods rained flowers on him. Il Signore posò la, la terra alla portata del suo sguardo sulla superficie delle acque, e infuse in essa la propria energia permettendole così di galleggiare. Mentre il nemico si teneva nelle vicinanze osservando la scena, Brahma, il Creatore dell'Universo, glorificò il Signore e, e gli altri esseri celesti fecero cadere su di Lui una pioggia di fiori. So the of the Lord in his Qui sta continuando la descrizione dei meravigliosi divertimenti del Signore Vara. Di, in questa forma di cinghiale. The of, the Lord vediamo qui la sua straordinaria attività ha posato la terra sull'oceano e la terra ha cominciato a galleggiare. We don't know. We never seen Earth floats on water. Non abbiamo mai avuto questa esperienza, vedere la Terra che galleggia sull'acqua. But nothing is impossible for the Lord. Ma uh, niente è impossibile per il Signore. the energy is working under His direction. Le energie funzionano uh, sotto la sua direzione. Maya Tatam Idam Sarvam. That behind all of this. Uh, Behind all this cosmic manifestation, my energy is sustaining everything. And he is also everywhere within that. He is distributed within that energy also. E lui è dovunque, anche all'interno. Within within the he is also within the energy.

Otherwise, it's just dead matter. Altrimenti <clears> è solo materia morta. Because the Lord enters into it, then it becomes attractive. È proprio per questo, perché il Signore è entrato materiale, per quello diventa attraente. Just like the, the the soul enters the body, or the soul is the body is formed around the soul, the soul becomes attractive, uh, the body becomes attractive because of the soul. È proprio come il corpo che si forma intorno all'anima. Il corpo diventa attraente perché c'è l'anima all'interno. Perché è l'anima in verità che attrae, in verità, è, è l'anima che, che, che è la personalità, che, che forma la personalità. avere un corpo che è perfettamente formato e magari secondo un buon karma qualcuno potrebbe avere un corpo che è formato in modo perfetto, molto attraente. Ma appena l'anima lascia quel corpo nessuno vuole più conoscere, nessuno è più interessato a quel corpo. Be burnt the same day, il corpo dovrebbe essere bruciato il giorno stesso della morte. So after the first starts to, starts to get Perché già dal primo giorno comincia a, a emanare cattivi odori. Ma qual era quindi l'attrazione la, la per, la la della persona? La, la persona che stava in quel corpo noi non l'abbiamo mai conosciuta. But it, it was the soul which created the personality. Che crea la personalità. But the physical, just the physical frame, that was, that's just becomes attractive because it's animated by the soul and the super soul. E l'aspetto, la forma fisica diventa attraente perché è animata dall'anima e dall'anima suprema. Because the Lord is all attractive, and the soul is a part and parcel of the Lord, then the soul is also all attractive. E siccome il Signore è il più attraente, il Signore supremo è il più attraente, e l'anima è un suo frammento, quindi l'anima diventa attraente. When we misidentify ourselves with this body, then the body becomes very important. E quando, quando noi fraintendiamo, pensiamo di essere il corpo, allora il corpo diventa molto importante. Il right. corpo significa i sensi. And these, these are the, a of our e, e i sensi sono la sorgente della nostra felicità. La felicità è molto cara a noi, noi cerchiamo la felicità. Huh? come abbiamo spiegato ieri la, la felicità è una parte costitutiva de, de la, dell'anima l'ananda e siccome non sentiamo questa ananda allora sentiamo che manca qualcosa che c'è della mancanza carenza e perché stiamo identificando con il corpo stiamo cercando questa felicità ma appena ci identifichiamo col corpo allora cerchiamo quella felicità attraverso la percezione dei sensi sì c'è della felicità lì nei sensi ma non è non dura se uno è si va a god per

è spiegato che noi non sono questo corpo, and, Sono un'anima spirituale. And, that, and the soul is actually E l'anima è di fatto Satcitananda. So that's what we want. So then they start to focus the the soul becomes more Così se noi otteniamo questa conoscenza allora cominciamo a concentrarci nell'anima e l'anima è più importante del corpo. So interest, of Così l'interesse a quel punto invece della gratificazione dei sensi diventa l'autorealizzazione. So the uh, nice. E quando una persona veramente sperimenta l'anima allora pensa ah questo è molto bello. Because that, uh, that because when you experience yourself, you actually experience in God. Because we're the same quality as God. Perché quando noi sperimentiamo noi stessi comprendiamo noi stessi co comprendiamo un po' anche Dio perché siamo della stessa qualità di Dio. You can also perceive the soul, but that the yoga is, but in meditation, it's in a, it's in a seed form. e quando si percepisce l'anima attraverso la meditazione anche lì si percepisce l'anima attraverso la meditazione in, in una forma di seme it's, it's oval shape, egg a forma di uovo very luminous very beautiful l'anima è molto bella luminosa <laughs> and you can actually you can actually perceive that within your mind's eye the, the soul yeah. Con la meditazione, con gli occhi della mente, penso che si possa anche percepire l'anima. And it's a very, very wonderful experience. Ed è una esperienza molto bella, soddisfacente. <coughs> uh, so then one, one's experiencing that, as Krishna says in the Pagavagita, Brahma Buddha, Prasanatmana, once one taste this attain the stage of Brahmabhutta, he knows no other. E no eh, Krishna dalla Bhagavad, Bhagavad Gita dice che chi ottiene lo stato di, del Brahma-Buddha lui comprende che non c'è un'altra un felicità migliore di questa. Ah, e Krishna, like eh, Krishna dice che una volta che una persona sperimenta il piacere del Brahman allora non c'è niente come quello, non, è, non può essere paragonato al piacere della gratificazione dei sensi. So the the most thing. A, allora a quel punto l'anima diventa la cosa più importante. For the, the, for the who a with Krishna, Ma per il devoto che ha stabilito una relazione con Krishna, quella situazione è ancora più incredibile perché Krishna è l'anima delle anime. So then Krishna the most thing. allora Krishna diventa, diventa la cosa più importante quindi all'inizio il corpo è la cosa più cara eh, poi diventa l'anima diventa la cosa più cara e poi diventa Krishna la cosa più cara quindi no, man mano che uno evolve poi Krishna in realtà è la cosa più cara che esiste quindi so People in different levels of consciousness, so they're just experiencing different states of happiness. Quindi uh, secondo i diversi tipi di livelli di coscienza le persone sperimentano diversi tipi di felicità. Because the because a Lord, is not different from his body. Even his body. All also. e siccome il Signore non è diverso dal suo corpo allora anche il suo corpo diventa molto attraente so if can the Lord's form, that's very in realtà si può percepire che la forma del Signore è veramente molto straordinaria quindi qui vediamo che il Signore si appare a salvare in the e qui vediamo che il Signore è apparso per risolvere questa terribile situazione che c'era nell'universo. He e, e, yeah. e, e la forma che ha accettato di... Con la quale è citato di apparire, è anche quella molto straordinaria, come un cinghiale. Quando c'è un grande afflusso, il Signore ha capito per salvare i Vedas: qual è il modo migliore di essere in un Un pesce. E quando ci fu una grande alluvione, no? si allagò tutto, eh, durante... <coughs> qual è il modo migliore per apparire? Se per salvare i Veda, il Signore dovette apparire. Qual è il modo migliore di apparire? Come un pesce. Of course, in the in the Hiranyakashipu's brother, Hiranyakashipu, he was Lord had to appear in a very unusual form because he had to maintain the promise of Lord Brahma that not by a man, not by an animal, so he had to be a a mixture. Ma, the Signore <laughs> per apparire davanti a Hiranyakashipu, siccome siccome Hiranyakashipu aveva avuto siccome doveva mantenere Signore doveva mantenere la <laughs> promessa che Hiranyakashipu Che, che Bramava aveva fatto Rancascipo di non apparire né come uomo né, né come un animale, allora il Signore dovette apparire in una forma metà uomo metà animale. Rannak era un demone, ma il era E, e il era un grande un demone, e anche suo fratello era perfino peggiore di lui. Irani Khashapur era il più un grande demone, fratello era ancora peggio. il più grande demone che ha mai vissuto. Lui ce l'ha fatta, ha raggiunto il successo tra i demoni era il più grande. E diventò davvero il controllore dell'universo. E il gioco come qualcuno. E godeva della vita come, come nessun altro. Qualsiasi cosa lui voleva, i Deva dovevano dargliela. Perché tutti avevano paura di Rani Akashipur. I controllori dell'energia materiale lo servivano come umili servitori. Per paura se lui, per paura lo servivano. Appena lui muoveva i suoi occhi, loro cominciavano a tremare. No, Indra, Varuna, shaking. lui They, Appena, eh, perfino Indra, Varuna, appena lui, appena erano guardava un po' arrabbiato, subito cominciavano a tremare. <coughs> If, he, if Hirani Kashipu wanted it to be spring, then he would say, I want, I want it to be spring season. I want it to be spring. The demigods <laughs> had to oblige make it spring. <laughs> because that's, uh, they're looking after these things. They're great devotees of the Lord and they're faithful servants to him. But they were so afraid of Hare Nekashipu they, they had to disobey the Lord's order, order of administration. I sono servitori del Signore, però erano così impauriti che dovevano disobbedire al Signore per soddisfare Lui. He said anyone who performs pious activity, these, these Brahmins and they light these fires and perform these jug juggers, pious activities, they will get a bad result. They will get the opposite you have to give them the opposite result. Not a good result. He told the demigods. Ah, I, oh, idea, se, se comp <inaudible> so he 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 was reversing the he's reversing nature. He he could he's reversing the laws of God. He could do The had to era, era così potente che lui eh, di, di, girava, doveva, era capace di capovolgere le leggi della natura e i deva erano obbligati a, a applicarlo, a soddisfarlo. Quindi ha fatto, questo è ciò che stiamo tutti cercando di fare nel mondo materiale, stiamo cercando di... A that made it to the top. È quello che tutti i materialisti stanno cercando di fare: di diventare i controllori della natura materiale. E lui, Irane Kashyyyk, è quello che ce l'ha fatta. Lui ce l'aveva veramente fatta. Very long. Però, non ha potuto, <laughs> però non ha potuto mantenerlo per molto tempo. The Lord and him to Perché il Signore è venuto e l'ha fatto a pezzi. Just like the Lord is going to come Ragnaccio, il Signore in modo nonchalante, in modo informale, senza. facilmente l'ha ucciso, l'ha distrutto. Penso che gli ha dato uno schiaffo con la mano sinistra e l'ha ucciso. Poi, quando era venuto un po' di tempo, un po' di affari con lui, con le club, poi quando era venuto i demigodi erano in una certa ansietà. Se prima si è divertito un po' eh, Varadeva, ha combattuto con lui, hanno fatto un bel combattimento. Però poi vedendo che i Deva erano impauriti preoccupati. At night. You little, the demigods were at a I, i, I Deva erano un po' in, trepidazio, erano in trepidazione. erano un po' preoccupati. Adesso dice sta arrivando la sera. I demoni di notte sono più forti, guadagnano forza, quindi uccidilo adesso, dicevano i Deva. To, to the, the a taste and increase, uh, e mentre i eh, Sideva quindi sono molto legati di affetto per il Signore, e mentre Varadeva stava combattendo con i Raniaksha, a un certo punto fece cadere la sua mazza. All the demigods, alas, alas, what's now? <ride> e allora i Deva subito, ahimè, ahimè, che succederà adesso? E quando il Signore vide che loro, la loro ansietà stava crescendo troppo, allora a un certo punto per sollevarli in modo così non curante, Because after all, Iraniakshe and Iraniakashi, they were, they were incarnations of jay and Vijay who had appeared to give the Lord some entertainment by strong fighting. Iraniakashi and Iraniakshe in realtà erano <coughs> Jai vijaya e Vijay, che erano due devoti del Signore. Che erano apparsi proprio, delle volte del Signore Vaikunta, che erano apparsi proprio per eh, eh, creare, dare la possibilità di fare un bel combattimento col Signore, permettere al Signore di fare un bel combattimento. Quindi, questi, questi divertimenti del Signore che sono sotto la sua Yoga Maya, l'energia interna, <coughs> ci sono proprio per, darci un, per dare un esempio a noi. Noi dobbiamo imparare da queste narrazioni che troviamo nello Srimad Bhagavatam che nessuno può trovare la, la, a livello materiale può trovare la piena soddisfazione. Non se il Nessuno, questo è l'insegnamento, quindi nessuno può trovare la, la felicità anche se potesse controllare un, un intero pianeta. Things, right? E noi quindi come possiamo noi poter, pensare di poter essere felici se, se, se riusciamo ad ottenere una Maserati o una bella casa sulle Alpi? The <coughs> King Yayati, he was the emperor, I believe. Il, il re era imperatore. It's another narration in the Bhagavatam. So he he was a he he took the he exchanged his old age for the youth of his son. E lui scambiò la sua vecchiaia per, con la giovinezza di suo figlio. And he was the king, and he had fifty wives. And he was, he had really, you know. Strong he was like Lui aveva 50 mogli, aveva sensi molto forti, quindi godeva al massimo. How can you with this? Chi, 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 di voi, chi, può, chi di voi può competere <laughs> con questo, con lui? <laughs> But after per quanto? Un tausend anni? Magari per sei ore, non lo ricordo. Dopo aver goduto per molto tempo, mille anni in quel modo, con tante donne, con tante mogli, alla fine a un certo punto si è svegliato e dice: Ma è sempre la solita vecchia cosa, qua. È sempre il solito programma. However, however much of an enjoyer we are, however much facility we have, however much of an enjoyer we are. Non importa che quantità di godimento noi proviamo? Sì. Or how, ever much facility we have to enjoy? O, o quante, non quante, facilitazioni abbiamo per godere? <coughs> When you wake up in the morning, it's the same thing. Quando poi ci, rialzi, ci risvegliamo al mattino è ancora la solita vecchia cosa. Right, yes. you gotta wake up, you gotta take a bath, take some breakfast, go through the day and then in the evening you got some little satisfaction così dobbiamo di nuovo alzarci fare la, farci il bagno eh, fare colazione andare a lavorare fare le cose e alla sera forse abbiamo un po' di, di soddisfazioni eh? and then fall and allora poi ci, ci addormentiamo cadiamo addormentati ci addormentiamo esausti e poi eh, soddisfatti <ride> poi ci risvegliamo la mattina e ripartiamo da capo You get through the day, right? To reach your enjoyment at the end of the day you get your safety, Then got the boga at the end of the day. Quindi tutto il giorno dobbiamo fare diversi sforzi, poi verso la fine della giornata possiamo godere la boga, Alla yeah. eh? fine della giornata avere un po' di godimento per i sensi. So we think, when we wake up in the morning, it's the same old thing. I got get through this day, struggle to get through the day, just for a little the end of the day. <laughs> quindi uh, è sempre la solita cosa ogni mattina bisogna di nuovo risvegliarci poi si va di nuovo verso, passiamo tutta la giornata cerchiamo di guadagnare un po' di soldi per avere un po' di piacere dei sensi so, why waste a years like perché sprecare migliaia di anni come ha fatto il re Iaiati le stesse storie e durante i 9 Bhagavatam se noi nel nono canto dello Srimad Bhagavatam troviamo le stesse tipi di storie ripetutamente. Same thing, how to è sempre la solita vecchia cosa che si ripete. Noi cerchiamo sempre di aggiustare. Quello che facciamo sempre è di cercare di aggiustare le cose in modo tale che noi possiamo essere potenti e felici. Siamo tutti per la stessa cosa, non è? No noi stiamo tutti cercando la stessa cosa, no? Ma how many people how many how many people who are dying and they say well I'm I'm so I've done every I got I in life and happy I'm happy, to, I'm happy now. Quante qu 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 -qu qu qu persone <coughs> troviamo che, che quando stanno per morire dicono dicono ma io ho avuto tutto dalla vita, ho goduto, non, non mi manca niente, no, no, adesso posso andarmene felice. Nessuno che dice così. That's why it's called Maya, that, that which is not. Prabhupada translates Maya, that which is not. traduce il termine Maya con ciò che <laughs> non è. We are all after this dream. Everyone is after the same dream, and it's impossible. The same goal, it's impossible. Se tutti vogliono, hanno lo stesso scopo, it's impossible to make everybody happy. No, everyone is after the same goal. Be the and the that's what we're for. Sì, tutti, tutti vanno verso lo stesso obiettivo, tutti vogliono essere controllori e goditori, questo è tutto. But that's, that's is the control, is the Ma quella è la posizione di Krishna, lui è il controllore, lui è il goditore. And we are and that's our Noi non siamo goditori né, né controllori, non è la nostra posizione. That's the, that's the

è uno e si espande in molti allo scopo di godere. Noi siamo frammenti del Signore della stessa qualità di Signore, dei, dei piccoli Dio. Also little gods, anche noi siamo dei piccoli Dio. Ma la nostra funzione è di reciprocare con il grande Dio e avere questi diversi scambi. Ma la nostra funzione è quella di reciprocare avere degli scambi con, con il grande Dio. Piacere. Il un piacere. E in questo scambio c'è il piacere. Il, 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 il lila means means pastimes activities that bring I lila sono divertimenti che portano i divertimenti del Signore che portano felicità. Satan so the Lord Lord expands for his own happiness so he can increase his happiness. Il Signore si espande per la sua felicità, per aumentare la felicità. So, our, our, the, the e questa è la nostra posizione costituzionale, lo stato di felicità completa per l'essere vivente. Quello di essere goduto dal Signore Supremo ma per godere di noi lui che è la fonte l'origine del piacere per poter godere di noi con noi deve venire in contatto con noi significa che noi veniamo in contatto con la riserva, la fonte del piacere quindi non puoi migliorare su questo quindi non si può trovare di più di quello, più, più felicità di quella che si trova nello, nella fonte della felicità. So we, we, by, by Quindi avvicinando Krishna per eh, eh, relazionare con lui, non, cioè, non, non troveremo mai una, una felicità non esiste una felicità possibile più intensa più grande di quella eh? is Krishna, the perché lui è la riserva del piacere quindi questo è il actual state of affairs but now we've forgotten we're trying to look for pleasure and uh, and, and safety Of quella è la, quella è, la, è, la, è, la, è la situazione reale, ma adesso il problema è che noi cerchiamo la felicità o la, o la sicurezza al di fuori, al, al, separatamente da Krishna. In realtà, comunque, non è possibile essere separati da Krishna perché tutto è Krishna. Uh, Mayata, Thamidam, Sarvam, I'm, spread, I'm spread everywhere my energies. Krishna, il Signore, dice che è espanso e diffuso dovunque attraverso le sue energie. Earth, water, fire, Mind, hankara, Terra, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza, ego, face. queste sono tutte energie di Krishna. So it's not to from Krishna. Quindi, non è veramente possibile essere separati da Krishna. Quando pensiamo che we siamo separati da Krishna, è Maya, illusione. E quando noi pensiamo di essere separati da Krishna, quello si chiama maya, illusione. So e così quando noi pensiamo così, allora l'energia di Krishna si agisce in un modo diverso, questo significa che diventa energia materiale. E così quando noi pensiamo in questo modo, allora le, le energie del Signore agiscono in modo diverso, diventa l'energia del Signore, diventa energia materiale. Quindi questo è come è disegnato il mondo materiale in cui arriviamo qui, allora, questo mondo materiale è stato proprio progettato per questo. Quando noi vogliamo essere venti e vogliamo diventare controllore, godere, essere come Krishna, allora è, gli è stato creato questo mondo com come luogo di azione, come playground, un luogo di gioco per poter soddisfare questo. Ma siccome non è possibile questo per noi, continuiamo a sbattere la testa contro il muro. Così, quando arriviamo a questa realizzazione e comprendiamo che noi non, non, non possiamo godere qua, noi non siamo né i controllori né i goditori, uh? Then you say, God help me. allora a quel punto diciamo, Dio uh. aiutami. So e infatti, un'altra funzione della natura materiale è proprio questo: uno scopo della natura materiale è proprio quello di portare la persona a questo punto. Now you turn back to God. Adesso rivolgiti a Dio e poi hai tutta questa opportunità di capire l'attuale realtà delle cose. E adesso a quel punto si può arrivare a capire la vera realtà delle cose. And allora noi dovremmo sentire questo avviso, in, in, come si dice, il suggerimento del Signore e arriva, arrivare veramente al vero stato di coscienza e rivolgersi verso Krishna.

Lord, uh, lord Cetanya once also uh, accepted the form of Brahadeva. Signor Cetania, anche signor Cetania una volta accettò la forma del signore Brahadeva. And he he ran into the he ran into the he got in this ecstatic mood of the supreme lord and he ran into the house of Murari Gupta. E un giorno Sicetana Mapo entrò in questo sentimento di Varadeva e cominciò a correre, questo sentimento estatico, e cominciò a correre verso la casa di Morari Gutta. Uh, uh, e, e, e prese, dalla, dalla casa di Morari Gutta prese un contenitore una brocca di, 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 di rame brass ottone so e, se, to, e se la mise proprio presa la forma di Varadeva se la mise sul uh, grugno e cominciò a correre nel giardino dicendo cinghiale cinghiale so was for a boar, e tutta la gente e, e guardavano dov'è sto cinghiale quindi so in casa e

E allora il ha, ha detto: Sono il Signore Supremo, offrimi preghiere, adorami. E, con le, e per, con le benedizioni del Signore, Morari Gupta offrì delle bellissime preghiere al Signore, fu capace di offrire delle meravigliose preghiere. Quindi, tutti questi meravigliosi divertimenti del Signore sono semplicemente fatti allo scopo di distrarre, distogliere la nostra mente da Maya e, a, e portarla verso le attività meravigliose del Signore. Quindi, il Signore apparisce di nuovo e di nuovo in different. Incarnation, to back ed, è, to him. ed è per questo che il Signore appare ripetutamente proprio per richiamare, attrarre le anime condizionate verso di sé. C'è un dialogo interessante tra Shila Bhattisiddhanta Saraswati e un professore. He's a era un britannico inglese. E lui diceva, Sirabattisiddhanta, parlando con questo professore, che Darwin, questa teoria dell'evoluzione di Darwin, Darwin l'aveva rubata dai Veda. Perché Darwin diceva there was you know at the primal cell and that developed to some kind of aquatic then they became like amphibians and you know gradually through the animal. then human beings this is the darwin theory, right sì la teoria di darwin lui dice che prima c'era una cella originale poi si è evoluta è venuto poi pesci si è evoluta verso gli animali eccetera e lui ha detto: ma queste migliaia di anni prima, della, prima di, di Darwin, queste teorie erano già scritte nei Veda. The first of the Lord is <laughs> la, la prima incarnazione del Signore è un acquatico, un pesce. Second, he into the or, or... Nella seconda incarnazione si è sviluppato come un anfibio, come la tartaruga. E quella seguente è diventata un animale Varadeva, il cinghiale. E poi l'incarnazione seguente è metà uomo metà metà animale. E next incarnation is è partial o or, or, or Maybe Maybe Vamanadeva, Maybe because it's small, yeah. Ruff. Yeah. Ruff man. <laughs> E l'incarnazione seguente è Vamanadeva, che era un nano, then savage. <laughs> e poi Par Parashurama, che era un selvaggio, <laughs> then Ram Rama, the ideal man. <laughs> e poi è diventato Rama, che è l'uomo ideale, and then, and then Lord Buddha, the man. <laughs> e poi Buddha, l'uomo illuminato. That. Hai visto, puoi vedere, gli ha detto che questo, questo è stato preso, il processo che gli ha dato Darwin è la stessa cosa che già l'ha rubato dai Veda. Dall'acquatico fino all'essere la persona illuminata. <laughs> blew this mind. <laughs> <E> questa spiegazione <laughs> ha fatto <laughs> scoppiare la mente di questa persona. Yeah. So any, any form that the Lord wants to take, it's the, but it, it doesn't affect His position as the, you know, the supreme personality of Godhead. Ma So you see, when, when, the, when the Lord appeared as a tiny little baby, He killed these huge demons like Putana, Trinavata, mm. etc. Perché il Signore, anche quando, nacque, quando apparve come un piccolo bambino, lui fu capace di uccidere demoni potenti come Puttana o Trinavarta. Perché quello che noi percepiamo con i nostri occhi non è... Eh, il Signore è differente, al di là di quello. Come può un bambino uccidere un grande demonio? un bambino, un, un infante, un neonato uccidere un grande demone. Ma qualsiasi forma prenda il Signore, resta sempre il, il Signore onnipotente, supremo. So therefore, the incarnations they display these super, very wonderful pastimes to attract our, attract our minds back to Him. E quindi Signore esprime mostra delle, dei, dei divertimenti molto attraenti proprio per attrarre le nostre menti. So we should hear with faith these narrations and then consider how wonderful the supreme personality of God is. E se noi ascoltiamo con fede queste narrazioni. Arriveremo a considerare veramente di quanto il, il Signore è meraviglioso. E noi non dovremmo dubitare delle affermazioni degli Shastra we, they're, they're perché sono al di là della nostra comprensione. Dobbiamo ammettere cose. E dobbiamo ammettere che queste cose non possiamo capirle, sono al di là del, del, della, della, della portata della nostra comprensione. The e se noi, se, senza accettare l'energia inconcepibile del Signore, non potremo mai, mai capire senza accettare che dio ha un'energia inconcepibile non potremo mai mai comprendere like the story of cobbler and the brahmana and narad the muni they asked he's going to vaikunta they asked how long will we stay here in this material when will we go back to vaikunta proprio come la storia del ciabattino e il brahmana e narad muni il chabattino e il Brahmana ha chiesto a Nardamuni ma quanto tempo dobbiamo restare in questo mondo materiale, quando, quando ritorneremo a Vaikunta? Allora lui disse che il, il bambino, il, sì, il chabattino poteva tornare, sarebbe tornato nel mondo spirituale già in questa stessa vita, invece il Brahmana avrebbe dovuto restare più, più a lungo. Sanar disse, quando andiamo questo gli disse il Signore Supremo: Gli disse, Guarda, il Chavatino resterà in questa vita, torna da me, invece il, il Brahmana ci vuole più tempo. Allora il, il Vishnu gli disse a, a, a Nardamuni: Quando tu scendi e vai a, a incontrarli, digli a tutti e due che quando sei venuto qua mi hai visto. Che io facevo passare un elefante dentro la cruna di un ago. Quindi so uh, il Brahmana, quando Narada ha detto questa storia, dice: Come on, come può qualcuno mettere un elefante nell'ore di un ago? Come on, you're, me, you're pulling my leg. Quando?? <laughs> <laughs> you, dice: You're joking with me. Yes, you must uh, be joking. Eh, eh, il Brahmana, quando Narada Muni arrivò, quindi scese, e andò in a incontrava il Brahmana, e gli disse questa storia, che il Signore sta facendo passare un elefante dentro un ago, la cruna di un ago il bramano rispose ma che mi stai raccontando mi stai prendendo in giro com'è possibile far passare un elefante dentro la crona di un ago invece quando andò da, dal ciabattino il ciabattino rispose alla stessa, alla stessa informazione il ciabattino rispose oh il mio signore è così meraviglioso così straordinario può fare delle cose incredibili so Nardamuni gli ha detto: ma, ma ci credi davvero che il Signore possa fare questo? I'm, I'm tree, sure, e lui, il Ciabattino ha risposto: Perché no? Io mi sono seduto sotto questo albero bagnano che riparo le scarpe. Vedi, questo albero è un albero gigantesco. This, this, uh, e, e fai: Vedi questi frutti dell'albero bagnano che so cadono in terra? If you open that, tiny in e se apri uno di questi frutti, dentro ognuno troverai centinaia di piccoli semi. And in each of those seeds, a huge tree. E in ciascuno, in ognuno di, di questi piccoli semi, ci sta un albero bagnano. So uh, Nel corso del tempo, da questo seme può nascere un grande albero bagnano. Quindi se il Signore è capace di far entrare un grande albero bagnano dentro questo piccolo seme perché non può far passare un elefante dentro l'ago? So in Così dovremmo avere fede nell'energia inconcepibile del Signore che gli, di fare, che, che gli permette di fare qualsiasi cosa niente è impossibile per Lui. Questo e questo ci permetterà di rendere più profondo il nostro apprezzamento che il Signore è così fantastico. E man mano che, ascoltando questi divertimenti del Signore, man mano il nostro affetto diventerà sempre più profondo, sempre più profondo. E poi arriviamo a apprezzare e così arriviamo al punto di apprezzare questa affermazione delle scritture nella quale Krishna dice che io sono il tuo migliore amico e il tuo benefattore. Perché così comprendiamo che tutto quello che fa, tutte le situazioni che sono create da Lui sono tutte per il nostro beneficio. When he kills a demon, or when he makes us suffer, what he's doing is actually killing the cutting the false ego. Quando lui uccide un demone oppure ci fa soffrire, quando il Signore fa soffrire noi. Eh, quello che sta facendo veramente è che sta uccidendo il nostro falso ego quando so, ci fa soffrire e tutto il suo programma è un programma misericordioso di misericordia ci vuol fare uscire da Maya e tornare da lui quindi piuttosto andare tutti questi esperimenti noi fede tutte queste e narrazioni di persone che così invece di continuare noi stessi a provare no, a sbattere la testa e, fa, e fare l'esperienza personale noi per capire che la natura materiale no, non c'è la felicità dovremmo invece imparare da tutte queste centinaia e centinaia di narrazioni che troviamo nelle scritture di tante persone che hanno fatto già le stesse esperienze e non ce l'hanno fatta neanche loro credo che possiamo fare meglio che We can with these perché noi pensiamo che noi siamo migliori possiamo far meglio di queste, di, di queste persone no, they, they do it. dice loro sono persone molto più qualificate grandi personalità però loro non ce l'hanno fatta neanche loro non ce l'hanno fatta loro hanno avuto successo solo Solo quando alla fine si sono abbandonati a Dio. So, Prabhupada, hear, you, you accept, you that, e Prabhupada ha spiegato che l'intelligenza di prima classe che uno ascolta e poi agisce, mette in pratica basandosi su quell'informazione. Cioè, L'applica nella vita. Non è che uno deve provare tutto e sperimentare tutto su se stesso, invece è un'intelligenza di prima classe che impara vedendo gli altri, osservando gli altri. Maya is us. E capisce che, Maya, che noi siamo controllati: Maya ci controlla. energy. Lei è un'energia di Krishna. Lei no è onnipotente, è la sovrintendente di questo universo materiale. Non c'è nessuna speranza, nessuna possibilità di godere o controllarla. Di Quindi dovremmo arrivare al punto di diventare convinti di questo e abbandonare questi sforzi futili And just we wish we serve e accettare che noi dovremmo servire Krishna non Maya so this is the of these, all these e questo è lo scopo di tutte queste differenti narrazioni sentiamo la stessa cosa ogni la stessa cosa ogni pagina in Bhagavatam più o meno e qui eh, noi ascoltiamo ogni giorno. E tutte queste narrazioni che troviamo nel Bhagavatam sono, dicono sempre la stessa cosa, ma in, in modi diversi. Because so dull, we got to hear it this way, this way, this way, this way, this way, and this way. <coughs> sì, E siccome siamo così ottusi, allora dobbiamo risentire tutte queste cose da questa parte, da quest'altra parte, girate in tutti i modi, no? That one time you listen to it ding-ding-ding. Oh, that's what it is! A little bell, you know, light goes on, oh, that's what it is. Ma poi viene un momento che, dopo averle sentite in tanti modi, alla fine un giorno verrà un giorno in cui suona la campana e dice: Ah, adesso ho capito, intendeva quello. Per questo è detto che, ascoltando regolarmente, ascoltando regolarmente il Bhagavatam, tutti i dubbi gradualmente vengono distrutti.

Questions. Poi fai tu in inglese, no? Um, Parli bene in inglese, so. va bene. Forte, parla forte. She said you said that uh, the materialists they every day they do the same things. They wake up in the morning, wash, take wash, eat, and then they go to work all day. But she said, but also devotees they do the same repeat repeat the same program every day. Mm. Wake up early, mm. chant the rounds, mm. hear the the mm. study scripture and mm. same program every day and <coughs> Then they may be days deep during the class. Uh, they they don't. Uh, there is not. It seems little stagnant, no, little repetitive, and and we see also that many devotees don't go regularly to for spiritual program. They don't follow regularly the spiritual program. <laughs> <laughs> It seems it is a, a, a repetitive or repetitive, it's okay? It's, huh? How do you say? Re repetitive. Me mechanic, repetitive. Mechanical, repetitive, mechanical, it seems like a, also a repetitive program. What it is? Sadhana Bhakti, Vaidi Sadhana Bhakti it's a mechanical process. Sì, è vero. Il Sadhana Bhakti è un processo meccanico. So why don't you do it with love and affection? Perform those activities with love and affection instead of out of rules. Quindi perché invece allora non le facciamo le stesse attività con affetto ed amore invece che così solo seguire le regole con amore ed affetto invece che in modo meccanico? Why don't we do that? Perché, perché non facciamo così? Perché non proviamo così? What is your Cosa rispondi? Because... taste, no taste. Yeah, exactly. <coughs> exactly. we don't have love for Krishna. That's our Questo è il problema, noi è vero non abbiamo gusto, non abbiamo amore per Krishna. So love, what's the, what's the Quindi se noi non serviamo Krishna per amore, che alternativa, we'll just, che alternativa? abbiamo? Qual è la tua alternativa? We'll do it out of a sense of duty. Lo facciamo per il senso del dovere? Quindi non che devo farlo, ma a me piace farlo. Alcuni dei programmi comunque ci piacciono, godiamo di certi servizi. But the rule if you don't have love for Krishna, if you don't have spontaneous attraction, then the the alternative you you che hanno spontanea questo è fare. È ma l'alternativa è che se uno non ha un amore spontaneo, un'attrazione spontanea per Krishna, dovrebbe seguire le regole seguendo quelli che. by È una pratica, è una pratica, uno segue le regole come pratica, se non ha ancora l'amore. E uh, by doing la pratica diventa.

al processo meccanico regolare dice so si, Krishna, si, siccome esatto, siccome eh, questo processo è stato dato da Krishna attraverso i suoi devoti mm -hmm. questa, viene da Krishna attraverso i suoi devoti ci stiamo sottomettendo a Krishna, stiamo abbandonando a Krishna seguendo il processo. So, by following those instructions, as a result of that, what is the, first, the result? Is uh, Kleshaan Shubhada? All you things go away and your life becomes auspicious. E se noi seguiamo il processo in questo modo cresce su cioè gradualmente gli effetti che avvengono sono che le miserie la sofferenza diminuisce e il buon augurio non la aumenta, next? No? La buona fortuna si risveglia e poi diventa, diventa bello dopo, subada. What is it? No, that... The moksha, moksha, la no? liberation. Yeah. And, and liberation. Yeah, from those gradually, those when those anarthas go, that is a platform of liberation or Nishta. Mm -hmm. Nishta, Yes. So that's a process. Liberation. And, uh, So the rules are to follow not to judge others by. Quindi dopo se uno passa quello poi raggiunge la base, la piattaforma della liberazione. Sorry. The rules are to be followed not to judge others by. Oh he's not following she's not following. Sì, quindi perché attraverso seguendo le regole gradualmente una persona arriva veramente alla liberazione. With ma noi le regole vanno seguite, non giudicare gli altri se non le seguono, ma dobbiamo noi seguirle. Let me follow. You're not going to improve on these, on these rules and regulations. They have to, they have to keep us out of trouble and to help us advance. Quindi noi dobbiamo seguire noi le regole soli the, the rules and regulations are to keep us out of Maya and, to, and, and and advance. Because the rules, the restrictions, exist for this, to Maya, and us to advance. This this Klesha agni, because it's devotional service to Krishna, it, it actually destroys the, the, the it fries your seeds of karma which are to come. So it, it actually reduces your karma. You don't get what you're supposed to get. your, your karma is diminishing. perché in questo modo il kleshagni vuol dire che quando c'è cioè il servizio devozionale puro ha questo effetto che brucia i semi del karma e così seguendo il processo noi non, non otteniamo quello che, dovevamo, quello che doveva avvenire. cioè viene di, di, di mitigato il nostro karma ma non pensiate che esiste un metodo più semplice o un altro metodo questo processo è dato Goswami questo processo ci è stato dato da Srila Rupa Goswami Srila Rupa Goswami, Goswami è Rupa un mangiare in Golok Srila Rupa Goswami è un mangiare un mangiare a Golok a Vrindavana non potrete trovare nessuna autorità più grande migliore di questa di come agire in questo mondo materiale perché lui lui è a Goloka Vrindavana è quello che gli ha dato a noi e lui, che è l'autorità più grande, ci ha dato questo, non c'è un metodo migliore. So we have to follow, that's all. Quindi noi sem dobbiamo semplicemente seguirlo, questo è tutto. Anche se non riusciamo a metterci il cuore in questo, dovremmo comunque seguirlo. Ah, uh, Surapabad, Sri Prabhupada, we have we come in the temple, we have to pay our obeisances. Sometimes I just don't feel like paying my obeisances. What's the use of just be mechanical, lay down and chant you know, mantras and then get up? There's nothing there, my heart is. Why should I do that? Eh, una volta un devoto disse, disse devo, dissero dei devoti a Prabhupada, ma Prabhupada, noi andiamo nel Tempio, facciamo gli omaggi, recitiamo i mantra, poi ci alziamo. Ma vediamo che non molte volte non ho sentimento. Che serve. Fare questi omaggi in modo meccanico, alzarci, cosa serve? I said, no, you do it anyway. E poi il padre ha detto: no, no, fallo lo stesso. Eh? You doing it, it a habit. Se lo fai, pratici, se lo pratichi, poi diventa un'abitudine. E il perché facendo così ti purifichi, no? Se una persona si, facendo così continua, si purifica e poi la sua coscienza cambia, si purifica, la sua coscienza cambia e poi dopo comincerà a piacergli fare quello, gli piacerà fare quello. Qual statement does it make when you lay down before the deity and offer prayers? It means I'm your, your worthless servant, I'm laying in the dust. <laughs> un very insignificant servant of yours, You're so wonderful, I'm offering, offering these wonderful prayers, please. Me. <laughs> quando noi facciamo gli omaggi, quindi in questo modo, dovremmo pensare, tu sei io sono così insignificante, offro i miei omaggi nella polvere, io sono piccolo e insignificante, ma tu sei così, così meraviglioso, così grande. Per favore notami. Stiamo, quando facciamo gli omaggi dovremmo rivolgerci così, con questo tipo di sentimento alla divinità. So even if we don't have any bhava for it, Krishna's exactly saying, oh, Krishna's saying, oh, look what they're doing from it. He's uh, going through the emotions. Ma, ma magari, even if we don't have bhava, yeah. eh, in Krishna, Krishna. He's sì. not it, he's saying, he's there, he's uh, looking. Così anche se noi non abbiamo il bhava, non abbiamo il sentimento mentre facciamo questi gesti, ma Krishna è lì e ci vede, lui ci, ci sta notando che stiamo facendo qualcosa. Uh, hey, Nitai, look. Oh Signore Nityananda, guarda questa povera anima caduta in Kali Yuga, disperata, che è buttato lì in terra e sta cercando di farti gli omaggi, no? quest'anima questa anima. No? So, don't think these won't be Quindi, questa disperata dice con la, con la mente, no? disturbata. Non pensiate che lui non, non, non ci nota, non li noti. Ma fino a quando arriviamo a quel punto in cui diventiamo consapevoli di questo noi per adesso la nostra posizione quella, è quella comunque di servire Das we should, e Dasi we the non, do, non dovremmo questionare that, mettere in questione o discutere il processo be done Questo Hare Krishna questo, questo cioè mettere in discussione il processo dovrebbe essere, dovrebbe essere fatto prima dell'iniziazione. Okay. Yes, yes, yes. <laughs> Le, he, 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 Varadeva, in order, in order to lift the the hurt planet, it should be very big, no, mm. very big. But Iraniasha he fights with with with, uh, with uh, Varadeva, so that means the that uh, Iraniasha was also very very big. Mm -hmm. So, how, how is it possible? The question is, how is it possible demon can be Come è possibile per un demonio essere così grande, adesso. non ci sono dei demoni potenti, grandi. Lui era veramente molto potente. Demoni così grandi come lui non, non, non ci sono in giro adesso. They were born from Aditi and Kasapya. Kasapya. Loro, i Ragnakshi e erano nati da, i, da Aditi e Kashappa. Way back in the beginning of the Creation Satya Yuga. Very powerful persons. <coughs> they performed the austerities and of course these were j v j., it's a little different. But you know Hirani how he got his potency to he, Loro compirono molte austerità, certo erano jaya-vijaya, lo sappiamo nella vita precedente. Ma loro compirono grandi austerità. Irani Kashyapo, lo sappiamo, ha fatto. E grazie alle sue severe austerità ottenne le benedizioni del Signore Brahma. E aveva la capacità di espandere il suo corpo diventando gigantesco. E in the That's how st they were. stavano aspettando <laughs> nell'oceano causale, causale. So they can, they're, they're very, very erano persone molto potenti plus the, actually the, the buses, this giant vijay. e per di più erano, erano dei vaikuntavasi erano già Vijay nella vita precedente accettare questo Lila non modo di <laughs> dobbiamo accettare le affermazioni delle scritture per noi per noi è difficile eh, eh, dargli una collocazione esatta, no? anche ie also mist e eh, no? Mm. Yeah, uh, sì, yeah, viene a cacci pure is written. Yeah. It is that is City that you can, you can you can create a planet

If you have this, e tra questi poteri one. mistici ce n'è uno che è l'ultimo dice proprio il padre il più grande è quello che uno può andare anche a sfidare contrastare le leggi della natura cioè fare anche realizzare l'impossibile non dovremmo dubitare le scritture Lord Brahma e i were... Brahma era un eyewitness il Signore Brahma ci credeva, i saggi ci credevano. E tutti i deva. Ok. Sì, yes, proprio. <laughs> he said that there is jnana and vijñana. So you, you said that if, if, if we learn by observing, observing the others, that's superior, you said. But, but generally, if, if we don't make the experience, we don't realize. So, so by, by experience is realized knowledge, just by observing is not realized. What do you think? It seems that we have to pass through the experience to realize. Just by observing is not enough, maybe. No, it is. It is enough <coughs> if one is. It depends how much. It depends on your sukriti. You may have done all the experiencing in your previous, birth, certain ah, it depends things. Depends on, you on your sukriti. Yeah. Dice, può essere realizzata osservando dice, ma dipende dalle tue sucriti cioè, da, ma uno può averle già sperimentate in vite precedenti But in any case the we, the for, for us we always we in serving Krishna we're doing we're doing something practical we're not just we're not, just, we're not just reading we're actually playing the per, noi che siamo, per quelli che sono impegnati al servizio di Krishna, non è che stanno solo leggendo, noi stiamo facendo, mettendo in pratica, stiamo svolgendo praticamente le cose. Quindi, stiamo usando i nostri sensi e stiamo cercando di percepire Krishna in tutte le nostre attività. So this is the, the That is the e questo è Abhideya, è già l'applicazione pratica della conoscenza. So doing that. E questo lo stiamo facendo. Ci alziamo, facciamo the la doccia, the doccia the ci mettiamo <laughs> il tilak, vestiamo le divinità, facciamo diversi servizi, cantiamo. Is the, this is of knowledge. E questa è l'applicazione pratica della conoscenza. But some are beyond. Ma, beyond our, beyond our ma alcune cose sono al di là della nostra intelligenza come questo come possono delle persone lì stanno nell'oceano casuale poi dopo combattono spostano pianeti si spostano le nuvole quando combattono certe cose sono come il Signore dentro in ogni cosa e anche all'esterno di ogni cosa We only here. we is inside everything as a super soul and he's outside everything as a, everything is in him as a paramatma, and he's in everything as a super soul. Come is, lui è, è dentro ognuno in ogni cosa a, as a Visharup, sorry. Everything's in him as a Vishwarup, everything is in him, and he's in everything as a, lui, a Paramatma. Lui, lui è in, tutto, tutte le cose sono in lui come Vishwarupano nella forma universale, e simultaneamente lui è dentro in ogni piccola cosa. e poi inoltre è anche detto che lui non ha niente a che fare con tutto questo è al di fuori e Krishna nel mondo spirituale <coughs> non ha niente a che fare con questa manifestazione materiale so these se noi comprendiamo saying. che però ha delle potenze inconcepibili noi possiamo comprendere che tutto questo è possibile per lui Otherwise, uh, may find so many <coughs> altrimenti possiamo trovare molte, tante affermazioni contraddittorie se non comprendiamo che ha questa energia inconcepibile è possibile realizzare solo osservando o no? sì è possibile have... non solo osservando è solo la seconda classe Observing is second class. First class is just hearing. Just hearing, yeah, okay. and observing. Mm. Quindi prima classe è quello di solo ascoltando. Uno realizza solo ascoltando. Seconda classe, osservando. Parwad gives that example. But, but is it possible? Because you, you said to him, he said that that is possible. Only if you have sukriti, you, you can realize by, yeah. by hearing. yeah. Yes, yeah, security is more than and materially it's, in it's intelligence, but the spiritual life is you need security. <coughs> a person, Papa said the criminal is, is punished because he steals. He steals, he's punished.: Il ladro dice, eh, eh, quando ruba, viene punito. So he said that, uh, uh, he, he knows it's wrong to steal, he steals and he's punished, but a first uh, a, a more intelligent person. He won't steal, because he knows he'll be punished. So that is, he said that's first-class intelligence that, you know, I, I'll do it, maybe, or maybe I'll get away with it. It may not happen to me. It may not happen to me, I, I can do it and get away with it. But he's seen other people do it he knows it's wrong. he's seen other people do it and get caught. he thinks, I, maybe i'll do it anyway and get away with it. but an intelligent person, he'll just, by reading the law, he'll say, it's wrong to steal, and if you're caught, you'll get put in prison, so I won't do it. Ma una persona più intelligente semplicemente leggendo la legge dice ma è sbagliato rubare perché poi vengo catturato, quindi non rubo. So himself, quindi non deve passare l'esperienza lui stesso e non deve... No, he doesn't have to he doesn't have to see someone else experience it and he have to experience it Sì, quindi è più intelligente che non, non, deve, non ha bisogno neanche di vedere gli altri che passano l'esperienza e neanche di farla lui stesso. Vedanta Vedanta Sutta ti dice tu sei l'eterno servitore di Krishna, dovresti servirlo. Non not enough for us ma, ma per noi non basta questa so frase so ways, so allora ce lo, ce lo deve dire in tanti modi in, in così tanti esempi ci sono migliaia e migliaia di storie di come uno impara a come servire Krishna e non far qualcos'altro quindi so molti di questi esempi nel Baha'u'llah non sono persone di prima classe giusto? Right? esatto all La maggioranza di queste storie che troviamo nel, nel Bhagavata non sono persone di prima classe, perché tutti, cioè, loro cercano tutti di fare a modo loro. So none of them e nessuno di loro ha avuto successo. E nessuno di loro ha avuto successo fino, so, fino a quando non è arrivato Narada Muni, il Signore stesso

Ma se queste persone così qualificate non ce l'hanno fatta, che speranza ho io di farcela? So through their, through their Quindi noi così impariamo attraverso i loro esempi. Then the of going the e questo ci protegge dal, dalla sofferenza di doverci passare noi attraverso la nostra esperienza personale. Didn't need the Vedas. They could it under le, le persone prima non. non, non uh, loro non potevano capire il vedanta sutra. Ah, chi non ha capito i quattro veda pote poteva studiare il vedanta sutra. the Vedas, then it was broken up into the Puranas and the, the and the and the Ramayana, like that. E chi non poteva capire i veda, poi sono stati suddivisi in tante altre nei purana e in tante altre scritture per dare l'opportunità alle persone di capire i veda. Eh? Mahabharata in Kali Yuga per i Mahabharat people have not no, so much substance anymore up there. Il Mahabharata è proprio per il Kali Yuga, eh, siccome le persone non hanno molta intelligenza allora c'è il Mahabharata. Allora abbiamo bisogno della filosofia raccontata in, in, mo in, in modo storico, con le avventure, con romanzi, combattimenti, è la filosofia applicata in questo modo. Così ci viene presentata la filosofia in modo diverso, in modo tale che noi la possiamo digerire. A ma se una persona è molto fortunata, ha molti allora va direttamente alla vita spirituale e alla, alla, pratica, alla pratica con determinazione. Bhakti yoga, Bhakti yoga is also called buddhi yoga, the yoga of intelligence. Bhakti yoga is called yoga, lo yoga mm. We're not that smart. We know we should love Krishna and serve Krishna, but we are not, not intelligent enough to find out where that love is hiding. We are not know we to that love is We to find out where that love is Siamo così espliciti possiamo trovare dove l'amore è nascosto questo amore per Krishna, è lì, di... da, da qualche parte c'è dentro di noi, into so many ma questo amore originale nostro che abbiamo per Dio è, adesso è diffuso, è suddiviso in tante altre ramificazioni, e perché non Krishna. We're... E siccome noi eh, non, ab ab non abbiamo questo grande amore per Krishna, allora siamo retticenti ad abbandonare tutti quegli altri oggetti amorevoli, no? eh, piacevoli che troviamo intorno a noi. So that's why it's called a gradual process. We're conditioned or addicted. It's a gradual process to be weaned off of the addiction. No? So therefore, proportionally, as we hear about the, our actual position, the wonderful personality of Godhead. To the e quindi nella proporzione, nella misura nella quale noi diventiamo attratti, ascoltando, no? diventiamo attratti da, da Dio la persona suprema, in quella stessa misura la nostra attrazione per la materia diminuisce. All and all Krishna è, è, più è molto attraente e Maya è anche molto attraente. Lei è fantastica. Of Radarani, must be. È una è un'espansione di Radarani, deve essere. And we we have practical experience, we're self-realized, right? As far as Maya is concerned, sens gratification is concerned, it's fantastic. Eh, vediamo, noi siamo in questo senso, siamo autorealizzati, abbiamo grandi realizzazioni. Ma gratificazione dei sensi, Maya è fantastica. Eh. Because we've, we've forgotten how fantastic Krishna is, it's even more fantastic than Maya. So. Quindi, siccome abbiamo dimenticato Krishna, allora adesso realizziamo quanto è, quanto è fantastica Maya, cerchiamo il meglio, no? il meglio che è, è disponibile è Maya. Krishna, only a Krishna solo promette una felicità migliore. Maya invece paga immediatamente.

vieni da me e ti do molto, qualcosa di molto migliore ok, no Maya, then yes Krishna A, B, C, D, E, F where is it, where is it <laughs> diciamo, lasciamo Maya no? diciamo, allora, vabbè, vabbè, posso provare lascio Maya, vediamo a seguire, pro, provo a seguire il processo dic <laughs> diciamo, <laughs> e diciamo, A, B, C, D e dopo un po' che si come il processo diciamo, allora dov'è il risultato, fammi vedere no? Gesù dice, yes, says, I, I give it but I didn't say when allora Krishna ti risponde, sì, te lo do il risultato, ma non ti ho detto quando. Io adesso voglio testare la tua fede. Così vediamo quanto veramente mi vuoi. Allora questo è il periodo intermedio, di passaggio. Questo è il periodo di passaggio si chiama Nartani Viriti e quello ci vuole fede perché all'inizio è solo fede fino a quando non ci sono risultati tangibili è la fede che ci porta avanti ma quando noi vediamo i puri devoti i devoti avanzati il processo funziona allora diciamo, ah, ma funziona il processo? C'è process right? solo un processo per tutti. It's the same process. lo stesso processo. The process and, uh, the... eh, eh, guarda, qui ce n'è uno che segue il processo e funziona. I, let me, let me be more it's, it's è una realtà, yeah. allora ragioniamo, è no? una realtà, allora voglio, forse è meglio che comincio a seguire più seriamente. Quindi, so That really Quindi anche se non abbiamo un'esperienza personale positiva lo stesso possiamo avere con lo stesso tipo di fede osservando i puri devoti. Così noi possiamo sperimentare di come questa realtà si manifesta in qualcun altro. per questo It, a great, uh, for us. per questo è sempre raccomandato la, la compagnia dei devoti più anziani. Even perché one moment, questo ci incoraggia? Eh? Even one even one even one Anche solo un minuto di compagnia. <laughs> di associazione. Grazie. Qualcos'altro? Because we are part and parcel of Krishna, eternal spiritual soul, so is it right to say that we are never we never really fallen in this material world? We, we speak about falling in the material world, but because we are eternally servant of Krishna, spiritual soul, so is it correct to say that we are we never really fall, fallen? you ask really high questions here. you must be trained up by Matsavata, i think. <laughs> uh, yes, as that is, that is mentioned in the. Uh, i think it's 12th canto, song of the avanti brahmana, maybe. i remember a conversation of shila prapa say that we never fall. we think we are, we are fallen. i remember also. Yeah, the, see, the soul, the soul touch sì, è vero, l'anima non tocca la materia. By mm. sì, la materia e lo spirito non, non si possono mischiare, la materia, lo spirito non può essere controllato dalla materia. L'anima appartiene all'energia superiore. What by he gives a of avidia, e, e per l'arrangiamento del Signore, l'anima ottiene questa copertura just, di, di Maya, project, illusoria. Our on and as part of it. Perché noi proiettiamo la nostra coscienza all'interno della materia e poi, ci, e poi di conseguenza ci identifichiamo con la materia. Mm -hmm. Starting with the body. Pensando di essere corpo. But that's just. Uh, that's just. a uh, conception. Uh? Conception, just. Yeah, a misconception. <laughs> but we're, not, we're, we're. we're here. The material energy is here. The body is here. But that is not us. We're just thinking it's us. Quindi, noi siamo qua. È un, è, un, è un frainteso, un malinteso. Noi siamo qua, il corpo è qui, ma, ma, ma non siamo noi. Quindi, dal punto di vista liberato, comprendiamo che l'anima la, non può mai essere contaminata. Perché Those can be Come dice la Bhagavad Gita, no? l'anima non può essere bagnata, fatta a pezzi, uccisa, tagliata. It's È antimateria. Ma a causa del fatto che siamo, di, 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 siamo infinitesimali, di, di misura infinitesimale, abbiamo la tendenza a essere coperti, illusi. the cloud is a product of the sun. La nuvola è il prodotto del sole. but then the cloud comes, it covers the sun. But can, can a small cloud cover the sun? Come può una piccola nuvola coprire il sole? not possible. it's only a tiny, tiny little, tiny little thing. compared with the size of the sun and the size of the cloud, the cloud is insignificant. non è possibile perché la nuvola è una piccola nuvola paragonata al, al, al gigantesco sole è insignificante ma se noi ci troviamo dall'altra parte della nuvola e siamo noi molto più piccoli della nuvola cosa succede? sembra che la nuvola è capace cioè non sembra la nuvola copre il sole quindi quando abbiamo perso la connessione con Krishna quando Krishna è fuori da vista allora ma se noi perdiamo la nostra connessione con Krishna siamo all'interno, ci troviamo come all'interno della nuvola e, perdiamo, e veniamo condizionati. Quindi filosoficamente possiamo dire che l'anima non è mai veramente condizionata. Quindi se non come quindi, se non sei mai stato condizionato, come puoi diventare liberato? Questo succede nel mondo materiale: che noi pensiamo di essere condizionati e vogliamo liberarci. What is that Ma che cos'è la nostra liberazione? <laughs> non perché l'anima non è mai stata parte della natura materiale. Semplicemente ha proiettato la sua coscienza nel mondo materiale, l'anima, e adesso si è identificata con esso. In quel senso è un'illusione. Ma quando ti trovi dentro l'illusione, allora quell'illusione diventa realtà questo corpo è una real, ci sembra una realtà, viviamo nelle tre dimensioni, queste tre Così la nostra esperienza adesso è limitata a queste tre dimensioni, so right now, this is our world. e quindi adesso, ora, questo è il nostro mondo. È una realtà quando sei in un dream. You into dream world. Ma quando sei in un sogno, entri nel sogno. il mondo di sogno è una realtà. Quando real. Quando sei nel sogno, sogni. Perché altrimenti se viene una tigre mentre sogni. Perché, perché tremi? Perché piangi? Cioè hai dei sentimenti nel sogno. So he's laying in bed and he's, he's shaking, and he's, he's fearful. Il suo cuore sta pounding, he's shaking. Lui è, shaking. è steso lì a letto, però ha paura. Dentro, dentro di sé ha paura, sperimenta paura. He's, the, the Quindi, lui sperimenta questi sentimenti perché c'è una realtà. Nel sogno, vede veramente il leone o la tigre. <coughs> Lui Non lo sa, lui non pensa che io me sto sognando, è solo un'illusione. Lui sta sperimentando davvero. Perché in quel momento lui è all'interno del mondo di sogno e quello è tutto il mondo, è l'unica realtà per lui in quel momento. Quando lo riempiamo, riempiamo, oh, grazie Già, è solo un sogno, è solo un'illusione. Ma quando poi lo svegliamo, lui dice: Ah mio Dio, ma era solo un sogno. Ma solo quando si sveglia può dire che è un'illusione. Ma quando è dentro nel sogno, non può dire che lui sta sognando. Così, quando noi diventeremo autorealizzati, allora possiamo dire che questo mondo è illusorio. Just like the dream world is, it was, a, was made of mind

Così proprio come il, il, questa realtà della mente, il sogno, è temporanea, così anche questo mondo questi altri eh, che è formato dagli altri elementi, anche questo è illusorio. Così dice cioè, Prabhupada, noi ci svegliamo dal, sonno nottur... dal sogno notturno per entrare nel sogno eh, diurno di gi de della giornata. Lasts 12 hours, we think this is allora, siccome abbiamo siamo usciti dal sogno di 12 ore della notte e eh, poi allora pensiamo che questa è la realtà ma quando noi diventeremo autorealizzati ci renderemo che anche questo che stiamo vivendo adesso durante il giorno è stato un sogno un lungo sogno il è attraverso questi di atomi in different shapes and sizes and colors and sounds experience happiness and distress according to the karma that's all experiencing things l'anima è entrata in questo mondo di atomi e, viag e viaggia in questo mondo di atomi attraverso diverse esperienze sperimentando gioie e dolori experiences the results of previous ah, karmas sì gioie e dolori secondo, secondo il suo karma secondo le attività che ha compiuto in different forms in different bodies in differenti forme e in differenti corpi. This is world, that's all that's going on. Questo è tutto quello che succede nel mondo materiale, tutto qua. We're the same person, thinking, feeding, Noi siamo esseri viventi, siamo nati, siamo esseri viventi che pensano, sentono, vogliono. Ma ora ci identifichiamo con questo e sono il Dura, questo corpo, sono italiano, che tutto questo è mia madre, padre e passando queste esperienze. As, as part of it, but not. Così noi entriamo e ci identifichiamo con il corpo pensando sono italiano, sono questo, sono quell'altro. Ci pensiamo così quando invece non lo siamo. Ma noi potremmo dirlo quello solo quando saremo veramente liberati. Adesso possiamo dire le parole, non so, ma finché, ci troviamo, finché siamo condizionati possiamo solo dirlo con la lingua, ma non possiamo veramente comprendere. Da quel punto di vista, se la sede non è mai contaminata, come può diventare liberata? Non è mai stata contaminata, quindi non c'è significato di liberazione o di condizionamento quando sei outside quindi, quando uno si trova fuori, quando è fuori da, dal condizionamento, allora non ha più significato né il condizionamento né la liberazione. Per tanto non è stato mai condizionato, quindi, che significato ha la liberazione? <coughs> quindi, non ha più significato. Ma, ma chi si trova all'interno, allora per lui c'è il condizionamento e la liberazione. Quindi, penso che sia Bhagavad Gita, è? il Self è il Bhagavad per alcuni il Self è il Mind per alcuni il Self è il Soul, Atma. Così ha detto che in Bhagavad Gita si è detto che, la, che alcuni pensano che il sé sia il corpo, alcuni pensano che il sé sia la mente, alcuni pensano che il sé sia l'anima. Così dove noi proiettiamo la nostra coscienza, per noi quella è la realtà, è il luogo dove noi viviamo.

Magari tutto il tema, tutto il film è semplicemente l'espressione dell'immaginazione di una persona. so, good, so that them, them, Ma se è, fatto, è fatto così bene però che noi entriamo e veniamo attratti e cominciamo a ridere con loro, a piangere con loro, cioè partecipiamo right? ai loro sentimenti. quindi so per couple of hours we're, we're totalmente absorbed and having a, all these experiences are going on e magari per un paio di ore siamo completamente assorti e sperimentiamo tutti questi tipi di sentimenti it and some sound. <laughs> mm. è solo un telo di plastica con, con, dei, con dei raggi di luce eh, che vengono proiettati ma okay. è messo mm. insieme così expertamente che sta disegnando le nostre emozioni e andando attraverso tutte queste esperienze e quindi ma sono fatti in modo così esperto. Che, sono, che è capace. Quella situazione di, 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 di tirare fuori i nostri sentimenti e farci partecipare. Il è cosa, un di e che è questo trasformato world... some some sound. questo mondo materiale è la <laughs> stessa cosa. È come un telo di plastica, c'è terra, acqua, fuoco, aria, etere. È it... un film, no? Simile, è la stessa cosa. it it depends on what your consciousness is focused on then that for you that's a reality così dipende da da dove la la vostra coscienza è focalizzata allora per voi quella è la realtà secondo dov'è è focalizzata la coscienza we're in the same room together there's three people in the same room the one is sleeping the tiger's is coming we understand he, he's he's an illusion there's there's no tiger there there's no tiger here ci sono tre persone Tre persone in una stanza, uno sta dormendo e sogna la tigre, ma noi pensiamo: quello è un'illusione, non c'è tigre qua. Lui non può dire che la tigre non esiste, perché lui è in un altro mondo, lui sta sognando. Poi il terzo, il secondo pensa che questo sia un sogno, questa è la realtà, ma il terzo, che è in un altro mondo, può capire che questa persona, la seconda persona, è anche un sogno. Perché identifica questa realtà. Ma il secondo persona invece è con questa realtà, con questo mondo, vede questo mondo e si identifica con quel mondo. Ma poi c'è una terza persona che è un'anima realizzata, realizzata. lei guarda anche la seconda persona e capisce che anche la seconda persona è in illusione. Three people, same place, same time, three different things are going on in that same space. Three worlds, three dimensions nella stessa stanza nello stesso momento tre persone insieme ci sono tre dimensioni diverse tre stati diversi di coscienza tre percezioni diverse so from the from the outside you can say it's the soul actually never becomes uh part of matter you know it would never it never it can't be conditioned it can't be liberated because it's the, the matter can't affect the soul quindi dal punto di vista esterno si può dire che l'anima non, non è mai stata condizionata, non è mai stata liberata, perché l'anima non è mai toccata dalla materia. The soul its on and This is Questo semplicemente l'anima progetta la sua coscienza nella materia e si identifica. In quel senso puoi dire che l'anima non è caduta, But <laughs> ma. Sicuramente noi siamo coperti, intanto mm. forse. Gli utama di possono vedere così, no? Che non sono che tutti seguono il desiderio di Krishna. Ma you know, let, the... invece il madhyama il devoto intermedio dice no usciamo da questo sogno cioè liberiamoci da questa illusione e aiutiamo anche gli altri a farlo okay. let's, let's adesso nel prossimo sogno ci prendiamo un po' di <laughs> so you you are leaving this afternoon, no? Allora lui partirà oggi pomeriggio, forse verso le tre. Io direi che lo ringraziamo molto, ringraziamo molto che è stato qua. We want to thank you very much that you have kindly come. It was not in your program non era, non era nel suo programma di venire, ma gentilmente ha accettato l'invito, visto che non era lontano. We, we, ho detto in italiano, hai sentito? Ha gentilmente venuto, lo stiamo ringraziando. We, we want to know when do you come back next time, after years? 2014. Uh, <laughs> <laughs> yeah, you keep always, every five years. I okay. thank you very much for your me to fra cinque anni come fa sempre ogni cinque anni fa. And have your Lui ci ringrazia di avere la nostra compagnia. Forse spero di vederci a Mayapur. Before, in years, <laughs> se, 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 se sarò ancora vivo ci potremo vedere Mario a Mayapur se no fra cinque anni. To your to per favore continuate a svolgere il vostro servizio per Prabhupada Desh with great con grande entusiasmo e prego che il Signore Nityananda vi benedica a tutti che un giorno qualche volta Krishna appaia nel vostro cuore Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Next time that you will be here, please, Well, last time I stayed for one month. One, months. Months. one month. No, two weeks. Huh? Two weeks or something. Last time. last right. time. <coughs> Krishna, Krishna, what's that? Krishna. She told me I stayed one month. I couldn't believe that.